Buonasera, benvenuti a questo nostro incontro, vi do il benvenuto soprattutto da parte del gruppo giovani che rappresento e consentimi di ringraziare Randstad che ci sta accompagnando in questi incontri e ovviamente i nostri relatori, quindi Giuseppe Bindoni e Paolo Bertelli, grazie della vostra disponibilità. La volta scorsa abbiamo parlato e abbiamo conosciuto Silver. Silver, l'autore di Lupo Alberto, il papà di Lupo Alberto, si è definito come un imprenditore, più che un artista. E oggi parleremo di un altro artista, Antonio Maria Viani, pittore di Gonzaga, ha realizzato tra le altre cose la decorazione dell'abside del Duomo di Mantova, 184 metri quadrati, una grande parete. E come diceva la pubblicità, per dipingere una parete grande ci vuole un pennello grande, un grande pennello. Un pennello grande? No, non ci vuole un pennello grande, ci vuole un grande del pennello. E Antonio Maria Viani era un grande del pennello, era un artista tutto tondo, era pittore, architetto, organizzatore, ma questo, di questo ne parleremo più approfonditamente ai nostri relatori. Perché abbiamo introdotto ancora una volta il campo artistico, tra virgolette, nell'imprenditoria? Spesso noi vediamo l'arte come, interpretiamo il mondo dell'arte come un mondo a parte e non sempre riusciamo a cogliere le sfumature, le logiche del mercato del mondo dell'arte, lo vediamo noi donne e uomini del mondo d'oggi, lo vediamo un pochino così astratto, lontano da noi. In realtà, come dicevo la volta scorsa, noi stessi, gli imprenditori in genere, a volte si considerano artisti quando magari trovano l'innovazione, una cosa innovativa, una tecnica innovativa per affrontare anche un momento difficile come quello di adesso. Ma d'altra parte anche gli artisti sono un pochino degli imprenditori, perché devono confrontarsi con realtà come la concorrenza, il coordinamento dei collaboratori, le esigenze dei clienti, giusto per illustrare meglio questo mio pensiero, dico proprio due osservazioni banali. Innovazione, vabbè, nel mondo dell'imprenditoria ci sta, e nel mondo artistico? Innovazione. Ma quanto devono essere innovatori gli artisti per dipingere in centinaia di anni una stessa scena dove ci sono due persone e due animali? La natività. In migliaia di modi differenti e tutti molto belli, accattivanti e che catturano l'attenzione. Beh, se non è innovazione quella. Tecnica. Spesso quando si parla dei pittori e delle loro tecniche ci si discosta un pochino da quella che è la logica forse anche della pittura, magari della pittura su muro, prendiamo esempio. La logica della pittura su muro, le logiche che la caratterizzano, sono così differenti rispetto a quella utilizzata da un imbianchino? Quando i turisti vengono a Mantova e vedono la Camera degli Sposi del Mantegna e gli si chiede da che parte ha cominciato il Mantegna secondo voi a dipingere, a decorare la stanza? Ci pensano su i turisti, ma da che parte avrà cominciato? Dal soffitto, come fa un imbianchino o come fareste voi se dovete dipingere la vostra camera? Stasera partiremo appunto dall'abside del Duomo di Mantova e parleremo quindi di chi ha realizzato i lavori, Antonio Maria Viani. Abbiamo l'onore di avere con noi Giuseppe Bindoni, che ha seguito la voce di questa restauratore, artista, attore, imprenditore. E Paolo Bertelli, storico dell'arte, analizzerà quelli che sono i lavori, quindi quell'artista e l'opera dal punto di vista storico e artistico. E chi meglio di Giacomo Cecchin solleciterà i nostri relatori ponendo domande e cercando di far emergere quanto di artistico ci sia nell'imprenditoria o quanto di imprenditoriale ci sia nell'artista. Gustave Courbet diceva che se le opere si potessero descrivere a parole, quindi rappresentandone anche le emozioni, non ci sarebbe bisogno di dipingere.
noi stasera parleremo comunque dell'abside del Duomo di Mantova e di chi ha realizzato il lavoro. Signori e signori, buona serata. Grazie. Bene, abbiamo voluto in effetti provare a proseguire sulla linea che abbiamo iniziato con l'incontro con Silver e quindi con il papà di Lupo Alberto, che devo ammettere appunto ha detto che sulla sua carta d'identità ha scritto imprenditore e non fumettista, e è stata una bella sorpresa vedere un artista di oggi comunque considerarsi un imprenditore con tutto quello che ne consegue di rispetto delle scadenze, tenacia, organizzazione del lavoro e, come ha detto lui, impossibilità di stare ad aspettare l'ispirazione, perché il mercato non aspetta l'ispirazione. E oggi abbiamo Giuseppe Villoni e Paolo Bertelli e parliamo di un'opera che tutti i mantovani almeno una volta avranno visto se sono entrati in Duomo, ed è appunto la decorazione di questa abside del Duomo di Mantova. Una voglia di parlare di quest'opera, ma voglia anche di indagare quelli che sono i punti di contatto effettivamente che ci possono essere tra artisti e imprenditori, perché, come giustamente diceva Erika, molto spesso noi pensiamo agli artisti come persone completamente distanti da quello che siamo noi oggi e non proviamo a considerare che in realtà anche loro dovevano confrontarsi con il mercato, dovevano confrontarsi con le esigenze di apprendisti, di garzoni, di persone che li aiutavano nella collaborazione, e litigavano pesantemente con i committenti, con i committenti che non li volevano pagare, con i committenti che li volevano pagare meno di quello che loro volevano, ma soprattutto con i committenti che volevano il lavoro presto, subito, fatto bene, e si dimenticavano che un affresco magari deve anche asciugarsi per poter essere durevole. Solo due o tre esempi di quello che ci ha spinto a parlare di questa cosa sono, per esempio, il fatto di utilizzare dei modelli, di riprodurre delle immagini. Giustamente Erika parlava della Natività, ma pensiamo semplicemente alla Madonna alle Madonne con il Bambino e alla bottega veneziana dei Bellini, che ha fatto la sua fortuna su questo tema e che l'ha declinato in mille varianti diverse perché il mercato comunque chiedeva quello. Oppure pensiamo a Raffaello, che effettivamente è un imprenditore ante litteram, anzi forse il primo pittore veramente imprenditore che organizza una bottega a Roma. Giulio Romano a Mantova farà quello che ha fatto il maestro a Roma quando lavorerà a Palazzo Te, ma Raffaello non solo organizza la bottega, non solo quindi distingue bene, e adesso vedremo se anche Antonio Maria Viani magari ha questa tipologia di lavoro, non solo distingue bene tra il momento di invenzione e quindi di progettazione, il disegno, e il momento esecutivo, lasciando questo agli allievi, ma soprattutto fa ragionamenti di mercato nel vero senso della parola. Parte da Urbino, il padre era un pittore e qui è un esempio di passaggio generazionale riuscito, anzi molto più riuscito perché Raffaello è molto più importante del padre. Quando si sposta da Urbino, si sposta a Orvieto, comunque in Umbria, perché Signorelli e Piero Perugino gli hanno lasciato lo spazio, quindi lui va a conquistare il mercato. Mentre loro si spostano, lui li segue, va a Firenze e poi a Roma, dove diventa il pittore del Papa e ammazza proprio il mercato. Tutti oramai vogliono Raffaello e gli altri odiano Raffaello perché insomma è bello, bravo, lavora bene, lavora veloce, è inventivo, ed è diverso da quello che è Pietro Perugino, che a un certo punto, come dice Vasari, fa dei personaggi sempre con la stessa aria. E d'altra parte lo stesso Pietro Perugino dice: ma finché funziona? Perché? Poi quando non funziona più si chiede: ma perché non funziona più? Forse perché appunto manca l'innovazione. Io direi che potremmo organizzare l'incontro, se siete d'accordo, lasciandovi lo spazio per una breve magari presentazione vostra e di come siete arrivati a confrontarvi con appunto Antonio Maria Viani e con l'opera. Poi facciamo qualche domanda, avremo un filmato sul restauro dell'abside del Duomo che faremo appunto vedere, ci sarà spazio per qualche altra domanda dopo e magari per qualche curiosità dal pubblico. È una scommessa questa, devo dire che quando ho chiamato sia Giuseppe Villone che Paolo Bertelli hanno accettato volentieri di mettersi in gioco, e quindi vediamo alla fine della serata, tireremo le somme e vediamo come va. Prego. Se volete magari presentarvi un attimo e
dare anche un'indicazione su come siete capitati, insomma. Sì, tre parole, forse, certo. Perché ho contattato io Paolo, perché come studio sia io che Marco Negri in sala avevamo questo materiale, insomma, di questo restauro fatto appunto nel 96, che era stato in parte utilizzato e viceversa per un filmato che poi alla fine è scomparso. Non siamo più riusciti a rintracciarlo, quindi mai passato il tempo. E io mi sono provato, essendo che ho un po' di esperienza sulla composizione filmica, mi sono provato a vedere se si riusciva a fare qualcosa, no? Per risarcire questa mancanza, perché restavo appunto di quasi 200 metri quadrati di affreschi del Viani, e non avere il materiale e non poter uscire con nulla ci dispiaceva. Insomma, come si può dire, smanopolando con i programmi da computer, i programmi filmici, è uscito qualcosa di accettabile, ce lo siamo guardati in studio, in laboratorio, poi ci siamo parlati, abbiamo deciso di sentire Paolo per unire il discorso filmico a un discorso di commento e di così, presa di possesso dal punto di vista storico-artistico di questo pittore. Insomma, noi mettevamo la parte legata al restauro e filmica e Paolo metteva il commento, che poi vedrete. Da lì, insomma, poi anche Paolo ha fatto i suoi filmati, ovviamente perché sono stati poi integrati, per cui avremo un qualcosa che è attuale, che parla di un qualcosa che è appunto ormai sono passati un po' di anni, diciamo. E quindi il filmato è recente, questione di quasi ore, perché quest'ultima cassettina è uscita da poco, proprio per... Poi sarà rielaborato ulteriormente, intendiamoci, però ormai è così, il grosso è questo. Quindi tutto nasce da questo. Quando ho avuto l'invito ho detto, beh, insomma, allora invece di fare una parlata e punto, magari innestare questa cosa un po' più, insomma, a mio parere interessante, ne valeva la pena, ma anche non solo da un punto di vista locale, perché insomma Viani non è che poi sia un pittorucchio qualsiasi. Sì. E su questa volta ha messo, io penso che se ci sono stati degli aiuti, sono stati Garzoni, sono stati, perché insomma c'è una qualità totale che è molto elevata, quindi si fa fatica a vedere una seconda mano, perché e ci sono delle cose che da giù non si vedono, sono degli angeli, delle figure che sono coperte da sto cornicione e non si vedono, invece col filmato vengono tutte. Quindi questa è la storia del tutto. Poi sul discorso della nostra vita, noi siamo da anni che lavoriamo, circa una trentina ormai di anni che lavoriamo, abbiamo fatto ricerca, sperimentazione per nostro conto, abbiamo utilizzato una macchina a vapore alla fine degli anni 80 e l'abbiamo fatta fare qua in zone, non esistevano, quindi penso che siamo stati i primi ad utilizzare il metodo del vapore come pulitura sugli affreschi. Abbiamo la fattura della macchina a vapore, la Lower Wash ci conferma che non esisteva al tempo, quindi questa è l'azienda associata abile alla Lower Wash. Ecco, quindi abbiamo, perché è il nostro cliente anche. Poi abbiamo fatto altre sperimentazioni, matite in fibra di ferro, puliture, eccetera, e l'ultimo è stato un brevetto di decorazione trasferibile, che praticamente consente per la prima volta ai decoratori, ai pittori di dipingere in studio e poi trasferire la propria pittura, e si trasferisce solo il colore, per cui è rivoluzionario per questo, perché noi non è che dipingiamo sul supporto e poi diamo in colla, noi troveremo sul muro quello che è stato fatto in studio, sia fin dalla matita fino alla foglia d'oro. Questa è un po' una rivoluzione che stiamo cercando di far capire, perché quando parliamo di queste cose, essendo che non esiste, proprio non esiste, ti guardano e dicono, ma questi magari ti prendono sulla carta e poi collano. Quindi questa è la nostra storia come restauratori, come diciamo così, addetti ai lavori e anche ricercatori, perché è un brevetto europeo e c'è anche un brevetto americano. Quindi stiamo tuttora elaborando ulteriori cose. Ora, quando mi guardo, devo dire che l'incontro con Antonio Maria Viani è ovviamente antico come lo è per tutti i mantovani,
ma va di pari passo con lo studio della storia dell'arte, perché se è vero che Mantova ha vissuto una stagione artistica per veramente secoli, dove la città nostra era un po' uno dei baricentri del mondo occidentale, è anche vero che poi con quelle vicende che ci sono state intorno agli anni 30, agli anni 30-40 del 600, con il sacco della città, l'assedio, la peste manzoniana, da quel punto in poi l'ambiente culturale anche decade. Invece prima avevamo veramente un florilegio straordinario di artisti che lasciavano testimonianze importantissime, e tra queste quella di Antonio Maria Viani, che nell'abside del Duomo lascia veramente qualcosa di spettacolare, che così come scherzosamente qualche volta magari ci siamo anche detti, non stonerebbe minimamente se fosse portato in una qualsiasi chiesa del centro di Roma o di Firenze, perché di una qualità proprio di questo tipo stiamo parlando. Poi è chiaro che la storiografia è quella cosa che fa sì che determinati nomi siano più all'orecchio, siano più altisonanti di altri, ma in realtà ci troviamo veramente di fronte a uno snodo epocale per quanto riguarda la storia dell'arte e per quanto riguarda le opere dell'artista veramente al suo capolavoro. Io sono piuttosto legato al Duomo per questioni di studi, di storia dell'arte, e non solo di storia dell'arte ma anche di storia. Tra l'altro tra due lunedì terrò questa conferenza sui sepolcri gonzagheschi che sono appunto all'interno del Duomo, per tutta una serie di altre vicende. In realtà l'intreccio con la storia dell'abside, con Antonio Maria Viani, con Giuseppe Villone e Marco Negri è altrettanto antico, perché una delle mie prime passioni è stata quella dell'arte, è sempre stata quella dell'arte. E allegata anche al discorso giornalistico, forse fu proprio io tra quelli che fece degli articoli quando venne finalmente svelata l'abside nella sua bellezza ritrovata, quindi tolte tutte le sovrammissioni, lo sporco, il fumo, lo smog. E quindi questo è stato un primo anello. Poi in realtà come si è sviluppato il progetto ve l'ha detto meglio di me Giuseppe sicuramente, ma credo che poi concludo, perché non voglio sottrarre tempo né alle eventuali curiosità, né al filmato che deve essere visto, né agli approfondimenti e anche alcune cose che vorrei dire, ma dopo ovviamente, ma credo anche che questo sia un bellissimo segno. Sia un bellissimo segno per almeno un paio di motivi. Cioè è chiaro che noi non dobbiamo essere tutti uguali, perché l'omologazione è qualcosa sempre di faticoso da portare avanti, quindi se fossimo tutti storici dell'arte questo mondo sarebbe veramente disastroso, però in realtà il fatto di poter avere la sensibilità di apprezzare ciò che è veramente bello, che ciò che è veramente di altissima qualità, fa sì che ognuno di noi nel proprio differente lavoro, nella propria differente passione, possa veramente procedere, produrre qualcosa di più alto, anche se poi si occupa nella vita di tutt'altre cose. E credo poi, questo è il secondo punto, ma lo dico senza piaggeria, non perché effettivamente con Giuseppe e con Marco ci si conosca da almeno 15 anni se non di più, che se c'è veramente un motore, ecco, dell'economia contemporanea, tra i motori che ci possono essere, che possiamo individuare, c'è sicuramente quello dell'arte e della cultura. Vi do semplicemente un paio di esempi. In paesi come la Spagna abbiamo musei sicuramente meno piccoli, meno ricchi di quelli italiani, ma loro sanno che quando investono un euro e su un museo, su uno scavo archeologico, nel medio periodo viene intorno indietro 17. Questo è già un dato di fatto. E il secondo dato che abbiamo è che a Mantova siamo fortunati a avere delle figure professionali di restauratori, qui Giuseppe e Marco penso che siano veramente la quintessenza, perché abbiamo delle figure che sono di altissima qualità. Noi italiani siamo, almeno in questo campo, siamo veramente noi i migliori al mondo. Quindi riusciamo a produrre non soltanto la filosofia di ciò che è il restauro e di come essere svolto, ma anche tutta una serie di sperimentazione, tecniche, prodotti che sono assolutamente innovativi. Giuseppe ve ne ha detti alcuni, poi loro ne hanno in realtà sperimentati anche altrettanti, quindi dai tubi di determinate sostanze che possono essere utilizzati per trasportare i dipinti arrotolati
furono probabilmente loro tra i primi a sperimentare queste tecniche e a quelle che mi hanno appunto già detto loro. Ma capite bene che è un discorso di innovazione, un discorso di economia e un discorso di recupero della storia che dobbiamo trasmettere dal nostro passato al nostro futuro. Insomma, ecco, direi mi fermo qui. Questo è un po' il leitmotiv che sta alla base dei discorsi che faremo oggi. Lascio Giacomo la conduzione di tutto ciò che verrà. Ecco, magari dicevo, facciamo un altro paio di domande e poi vediamo il filmato e poi eventualmente continuiamo a parlare di questa cosa. Una delle curiosità che di solito vengono quando si vedono appunto affreschi di questo tipo e di queste dimensioni è e poi c'è un restauro di quest'opera, la curiosità di sapere se ha impiegato di più il pittore a dipingerle o poi il restauratore a, intendo dire, a riportarle a quello che a quello che era l'aspetto iniziale. E devo dire che è molto interessante sotto questo aspetto quello che diceva anche lei delle parti nascoste dal cornicione, dove è quello che molto spesso noi vediamo magari negli imprenditori o nelle imprese: ci sono prodotti realizzati in modo talmente curato che ci sono dei dettagli anche di design che nessuno andrà mai a vedere perché sono nascosti, ma che l'imprenditore sa che ci sono e quindi lo fa perché quello è un lavoro che va fatto in quel modo. E non solo Viani, ma in molti altri casi si vedono opere di un dettaglio incredibile, tale per cui uno dice: ma perché l'ha fatto, visto che dal basso o sono nascosti o non si potrebbe comunque cogliere se non con un cannocchiale questa cosa. Comunque, partendo da quello che dicevo, quanto avrà impiegato lui a dipingerla e quanto avete impiegato voi? Secondo me ci abbiamo impiegato più noi a restaurarlo. Quindi, perché vabbè, abbiamo calcolato circa 62 giornate, poi c'è anche il filmato. Vabbè, se mettiamo la preparazione, i ponteggi, i progetti, perché poi c'è il discorso dei disegni, certo, perché noi adesso stiamo parlando dell'esecuzione diretta. Certo. Ma ci sono i disegni, i progetti, i cartoni, e quindi insomma operativamente ci abbiamo impiegato più noi sul ponteggio, ma probabilmente la preparazione, insomma, l'artista ci ha impiegato di più lui, sì, nel globale, perché insomma stanno saltando fuori ogni tanto, no? qualche disegno dell'arte del Duomo qui e là. E poi c'è tutta quella cosa curiosa di questi cartoni che sono andati praticamente tutti persi. Mi sembra che erano saltati fuori qualcuno, non del Viani, ma la mostra di Perin del Vaga, mi sembra, è stata fatta. Sì. No? E poi anche lì c'è un discorso legato all'imprenditoria, che a volte succede che un maestro di bottega, tipo Viani, ma anche quelli dopo, se hanno una loro bottega appunto, mandano il cartone al committente, il cartone anche dipinto, finito, certo, e gli dicono: se lo vuoi così te lo faccio, io ho un costo, se vieni alla mia bottega ce n'è un altro, quindi c'è tutto un... Certo. Quindi il committente si attacca a questo cartone che deve essere cose stupende, no? Che poi sono date quasi tutti per. Quindi c'è tutto un incastro di cose, per cui per dire che fare l'affresco comporta tutta una serie, poi c'è il discorso dei muratori che devono stendere le malte. Certo. Cioè, c'è anche il fatto che si diceva prima la curiosità del Viani, che appunto fa dei riccioli, no? Degli angeli, che poi li vedremo, che cioè, ci vogliono dei binocoli alto livello per vedere, quindi non penso che allora ci fosse questa grande attrezzatura, no? È un problema di, come lo possiamo chiamare, di ecco, in quel caso lì è anti-economico ed è anti-imprenditoriale, se vogliamo essere, no? Sì, però lì c'è di etica, no? Ecco, lì c'è, è legato al fatto che il pittore è quello, ha un suo modo di lavorare. E se fa anche, non solo a 30, ma anche a 200 metri da terra, li fa così, c'è poco, certo, da fare. Sarà magari altri pittori che hanno la pittura più andante, per cui calcolano, c'è qualcuno che calcola, che è inutile che sto, ma è raro il pittore, quello importante, vero, l'artista, quello in genere, certo, fa il val dettaglio. Insomma, lui come se lavorasse su una tela, lì fruibile a un metro di distanza, e questo è quello che succede, insomma.
Sì, è interessante anche quello che diceva del fatto di, appunto, diciamo, il prodotto di serie A e il prodotto di serie B, no? In realtà poi la bottega avrebbe dovuto garantire una qualità non analoga magari a quella del maestro, però una buona qualità, e poi magari il maestro avrebbe potuto tentare di smussare quelle cose che gli allievi potevano lasciare. Ed è per questo che è divertente pensare che i contratti, che adesso vengono considerati una delle cose più noiose in realtà da leggere, diventano una delle cose più interessanti da leggere nella storia dell'arte, proprio perché ci sono tutta una serie di indicazioni che vengono inserite, e molto spesso, soprattutto con determinati tipi di artisti, magari con botteghe molto attive, tipo, non so, Tiziano o altri, dove dicono sì, però il maestro deve fare lui direttamente queste parti, perché altrimenti per me l'opera non è naturalmente un'opera di Tiziano, nonostante esca con il marchio, appunto, con il marchio di bottega. Perché l'altra cosa interessante, che probabilmente non tutti pensiamo, è che quando si parla di, adesso abbiamo il mito, no, dell'autografia, per cui quell'opera è di o non è, allora alcuni, ma è un'opera con e aiuti, e allora la passiamo via perché ci vede se aiuti, io sono gli originali, sono il grande pittore, ma stiamo scherzando. Poi in realtà vai a vedere e dici, guarda, il problema è che l'opera è una cosa fatta da un'equipe in molti casi, e quindi stesso discorso della fresco che diceva lei, delle malte che vengono stese, dei ponteggi, dei garzoni, dei cartoni, cioè tutta una serie di cose che un uomo da solo non avrebbe mai potuto portare a termine, se non in tempi lunghissimi, insomma, questo è sicuro. E prima magari di vedere, appunto, il filmato, chiedevo invece a Paolo se questo Antonio Maria Viani, che abbiamo visto essere un pittore, come dire, pignolo, puntiglioso, quasi all'estremo nella realizzazione di questi particolari invisibili ai più, ma che lui vedeva, probabilmente bisogna pensare che se lui non avesse fatto i riccioli così quando entrava in Duomo, diceva, certo che quel ricciolo fatto così mi dà un po' fastidio, ha tirato via, no, bisogna fare le cose bene, se effettivamente può essere definito non solo un pittore ma anche altro, come spesso accadeva agli artisti, appunto, all'epoca, quindi, come diceva Erico, un organizzatore magari, o un decoratore per le feste di Gonzaga, o un disegnatore per oggetti che per noi adesso sarebbero considerati poca cosa, come stendardi processionali o cassapanche, no? I famosi magari cassoni che erano in voga magari prima, però questi pittori poi alla fine probabilmente si provano a fare un po' di tutto, cioè non solo un grande artista. Ma è vero, ma in realtà, ecco, prima ho fatto un riferimento a quella che può essere la storiografia ottocentesca, che comunque ha drogato in buona parte il nostro modo di comprendere l'opera d'arte, il nostro modo soprattutto di approcciarci all'opera d'arte. Perché? Perché noi abbiamo una visione essenzialmente romantica che dipende in buona parte da quel periodo. La storia dell'arte, come si fa negli ultimi, diciamo, non anni ma lustri, ecco, per non andare troppo in là, invece si basa essenzialmente sullo studio dei documenti antichi, sull'interpretazione delle fonti, che quindi non devono essere prese tout court ma comunque lette e meditate. Uno dei maestri in queste sarà Giovanni Agosti, che tra l'altro un caro amico che avrete ospite prossimamente, che è stato il curatore della mostra di Mantegna, quella appunto che si è tenuta al Louvre 3 o 4 anni fa, e questo ci fa comprendere un po' un'essenza molto diversa, ma che è diversa per noi tutti, ma semplicemente perché noi dobbiamo pensare che noi siamo qui comodamente seduti in una sede meravigliosa, raffrescata con la luce elettrica, e stiamo proiettando, sempre proiettare qualcosa che abbiamo realizzato altrove e che abbiamo posto in versione digitale su un disco. Ecco, 500 anni fa noi saremmo qui senza aria condizionata, magari in una sede affrescata ma certo non così prestante, con la luce delle candele, ammesso che a quest'ora ve ne sia bisogno, e al massimo avremmo potuto far vedere qualche quadro di Rubens, che non si butta mai via, ma certo non ha la dinamica del movimento. Questo per dirvi che basta scansarsi di 50 anni e cambia tutto nella nostra vita, figuriamoci nell'interpretazione del passato. Per quanto riguarda Viani, ma non soltanto lui, cioè magari un discorso legato alle botteghe lo faremo dopo, ma noi dobbiamo capire che ai nostri giorni, per esempio, noi abbiamo una sensibilità che è alta ed è profondamente diversa. Anche i nostri pittori contemporanei, gli amici, alcuni sono anche qui presenti, anche Giuseppe, voglio dire, è un ottimo artista, lui forse non l'ha detto per modestia, ma va detto e segnalato, perché la santa mania di un restauratore porta poi alla realizzazione anche di ottime opere contemporanee. Però
la nostra consapevolezza di ciò che è artista, di ciò che è arte e di ciò che è artigianato è sostanzialmente una consapevolezza recentissima di una differenza. Se noi dovessimo tornare indietro 500 anni fa, probabilmente sì, i pittori sarebbero un'arte, ma tra le tante arti, come ci sono gli spadai, come ci sono gli orefici, arte in quel caso è un sinonimo di congregazione di artigiani. Per cui il grande pittore solamente in certi casi, quando comincia ad avere uno status insigne, è dedicato soltanto ad alcune eminenti figure. Torniamo indietro all'inizio del Cinquecento, lo poteva essere Mantegna, lo sarà dopo un po' Tiziano o altri pittori o artisti di eccelsa e totale fama. Però gli stessi, e comunque anche quelli, soprattutto quelli forse di non così alta consapevolezza, erano anzitutto e prima di tutto artigiani, quindi non erano soltanto quelli che decoravano la sala di Palazzo Ducale o facevano la palla d'altare in Duomo, perché viene il vescovo Francesco Gonzaga, che era stato vescovo di Cefalù prima e quindi fa fare la Madonna d'Itria, è sempre degli anni, quindi lo stesso che fa l'abside del Duomo, trovate sul transetto destro del Duomo anche questa palla d'altare, e lui porta questo culto dalle terre dove era stato precedentemente vescovo, ma probabilmente sono anche quelli che, più o meno aiutati dalla loro equipe, fanno gli archi trionfali in cartone, in legno, in cartapesta, più o meno dipinti, perché deve arrivare l'imperatore a Mantova. E allora l'imperatore deve vedere una città ancora più solenne e che sia imbandita, ma allo stesso tempo che diventa un po' meno funzionale, perché l'apparato per le feste non è funzionale alla vita quotidiana di tutti i giorni. Però, bella, ecco che allora il pittore, l'artista, scendeva, ma scendeva tra virgolette, perché non era un degradarsi, era fare un'altra forma di espressione a opere che possiamo considerare effimere, che dopo due giorni o un mese che era passato l'imperatore o il papa o piuttosto che l'ospite insigne, venivano smantellate, demolite e venivano smaltite diversamente. Ma questo era tutta una commistione tra arte, artigianato, opere di altissimo livello che venivano considerate e tenute come fossero oro all'interno delle collezioni, oppure anche semplicemente opere che erano veramente effimere, che noi ai nostri giorni troviamo con una sensibilità così netta, con una cesura così netta, ma che allora invece non erano così distinti. Pensiamo per esempio alle facciate delle case che recentemente vengono dipinte, spesso trovando le tinte magari settecentesche che sono sotto, ma se noi potessimo, in alcuni casi c'è ancora tutto, alcuni casi anche recentemente hanno fatto sparire, alcuni casi recentemente hanno tirato fuori, bene, sotto troveremo tutti affreschi, magari anche della bottega di Mantegna, visto che c'è una casa in centro che ha affreschi appunto della bottega mantegnesca, perché Mantova era una delle urbs picte, cioè delle città dipinte, dove queste grandi botteghe, questi governate dai grandi artisti, aiutati dalla loro equipe, facevano anche le decorazioni parietali per le vie della città, tanto per intenderci. Quindi sì, il grande artista, quando ha una consapevolezza di sé, è tale, ma è una sensibilità che abbiamo noi ai nostri giorni, e precedentemente artista era artigiano, per cui faceva il quadro per il Duca di Mantova, ma faceva anche l'allestimento per il teatro, che dopo tre giorni che la compagnia teatrale se n'era andata a Praga oppure a Vienna, veniva smantellato e forse successivamente riciclato o semplicemente smaltito, usato come legna d'ardere nel caminetto. In effetti è interessante questa considerazione che facevi tu dal punto di vista del discorso della diversa sensibilità, giustamente, che c'è oggi e che c'era allora, considerando che oggi ci sono anche magari le più labili tracce del grande artista che vengono considerate quasi a titolo di venerazione, e in passato molto spesso i cartoni venivano appunto perduti perché erano comunque materiali di lavoro, e solo i cartoni dei grandi avevano magari un destino diverso. Oppure mi viene in mente la storia divertente del cartone della battaglia di Cascina, appunto di Michelangelo, che viene smembrato dagli stessi pittori che volevano un pezzettino del cartone per avere la reliquia del grande pittore. In effetti all'epoca l'artista veniva considerato uno dei tanti che potevano essere fornitori della nobiltà, della chiesa o comunque dei committenti privati, nel momento in cui la borghesia comincia ad avere un potere di acquisto. Se siete d'accordo, magari direi che possiamo vedere il filmato e poi proseguiamo vedendo anche le curiosità che nascono dalla... Se volete abbiamo libere le...